Prorecco Judo, orgoglio della città di Recco, oggi festeggiamenti per un grosso risultato stagionale, ma soprattutto per una famiglia che si allarga sempre di più, un esempio per la vostra cittadinanza. Il tradizionale appuntamento per lo scambio di auguri è quest'anno l'occasione per celebrare i risultati sportivi ottenuti da questa gloriosa società a livello nazionale. La Prorecco Giuda si è affermata subito a ridosso dei gruppi sportivi militari, che sappiamo essere quelli che veicolano gli atleti ai massimi risultati, compresi quelli dei giochi olimpici. Ma il successo della Prorecco Giuda è testimoniato da questo numero straordinario di atleti che si sono avvicinati alla disciplina sportiva, al coinvolgimento di tecnici preparati e strutturati sotto tutti i punti di vista e grande coinvolgimento delle famiglie. Tutto questo è motivo di orgoglio non solo per la Prorecco Judo, ma per l'intera città di Recco. Massimo, al centro dell'attenzione di questa tradizionale festa natalizia della Prorecco Judo ci sono le prime squadre con i grandi traguardi ottenuti in A1. Però la forza di questa società è anche e soprattutto nel vivaio di tantissimi ragazzi, bambini e bambine che si avvicinano a questo sport e che grazie a voi iniziano ad amarlo. Sì, la forza di questa società è sicuramente il vivaio, però la più grande soddisfazione è sicuramente avere ancora tra le nostre fila atleti di 26-27 anni che sono cresciuti, sono nati anzi con la Prorecco Judo, quindi da 5-6 anni, è oltre 20 anni che abbiamo gli stessi atleti che stanno crescendo e finalmente portano i loro figli in palestra, quindi è una continuità che ci vantiamo di questo, avere atleti longevi che raggiungono grandi risultati, nonostante le difficoltà dovute al fatto che non sono professionisti. Una grande festa oggi, veramente è bello vedere anche l'attaccamento dei genitori a questa società. È un'altra delle nostre forze, sicuramente l'aiuto che ci danno i genitori e comunque la collaborazione e alle volte anche la sopportazione di portare i figli in giro, anche in trasferte lontani, e insomma ci aiuta veramente a compiere il nostro lavoro, che non è facile essendo noi tutti dilettanti e svolgendo la nostra attività nel tempo libero. Avete creato anche però uno staff importante dal punto di vista tecnico e anche medico. Ma è vero, diciamo che abbiamo, secondo me è anche giusto copiare da realtà più grandi di noi, e questo abbiamo fatto. Negli ultimi anni abbiamo inserito il preparatore atletico, ma abbiamo inserito anche il mental trainer, abbiamo inserito il fisioterapista e tutto questo aiuta a preparare i ragazzi sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, arrivano veramente preparati alle gare. Siamo una società non professionista ma con delle caratteristiche professionistiche. Giorgia, quest'anno la squadra femminile della Prorecco Judo ha festeggiato un grande traguardo, il quinto posto in A1, frutto di grande dedizione, di un grande spirito di squadra, conquistato da ragazze di Recco. Sì, quest'anno siamo riuscite ad accedere alla finalina in A1 e abbiamo provato appunto a salire su quel podio molto prestigioso, ce l'abbiamo messa tutta. Ovviamente, come è stato detto precedentemente, noi eravamo una squadra regionale, quindi della Prorecco Judo, tutte reccheline, e abbiamo combattuto contro gente internazionale, atleti internazionali professionisti, non siamo riusciti a salire su quel podio ma comunque ci siamo avvicinate molto. E è stata per me un'esperienza magica, nel senso che ormai io sono quasi a fine carriera, fra virgolette, ho 27 anni e sono riuscita a fare questa competizione con le mie ragazzine che hanno ormai 10 anni meno di me, e ci siamo avvicinate a un sogno. Magari l'anno prossimo riusciremo a salire su quel podio. Sei il capitano di queste ragazze, che cosa vi contraddistingue? Sicuramente il sacrificio che mettiamo ogni giorno in palestra. La nostra è una famiglia e insieme riusciamo a fare questo sport che chiede tanto sacrificio, tanto sudore, tante diete, tanti sacrifici. E quindi è questo che ci accomuna, e ho trasmesso a queste ragazze questo valore e loro lo stanno portando avanti e forse trasmettendo ad altre ragazze più giovani. Infine una battuta sulla famiglia Manciopi, insomma, che tanti judoka ha regalato alla Prorecco Judo.
Sì, ora siamo 6, 7, mamma, papà, zii, cugini, fratelli, siamo in tanti. Ci piace, è quasi come fosse una droga per noi e è il nostro modo per sfogarci e speriamo appunto di dare dei valori aggiunti alle nuove generazioni e quindi noi, sia io, mio fratello che mio cugino, che abbiamo sui 25 anni, oltre a essere atleti siamo anche allenatori e quindi tramandiamo questa tradizione in famiglia. Terzo posto in A1 per la squadra maschile della Prorecco Judo, un grande traguardo ottenuto con tanta forza, con tanta volontà. Sì, di sicuro è un risultato che alla vigilia non ci avremmo mai creduto e comunque un pensiero ce l'abbiamo sempre buttato lì perché ci siamo sempre allenati tanto e era diciamo il sogno che avevamo nel cassetto e riuscire a ottenerlo tutti insieme, essendo uno sport singolo il nostro, è stata una gioia indescrivibile, questa cosa di stupendo. Ancor più valore perché è conquistato insomma contro ragazzi che fanno del judo la loro professione, nei gruppi sportivi militari. Esatto, appunto per questo sapevamo che c'erano squadre molto forti, perché squadre come la finanza, la polizia, che fanno questo come lavoro e quindi hanno diciamo tutte le giornate intere per allenarci, noi riusciamo a rosicchiare un po' di tempo alla sera da dedicare al judo e siamo molto contenti di questo terzo posto che non ci aspettavamo assolutamente. L'appetito vi è mangiando, per il 2018 si punta a salire ancora qualche scalino? Adesso abbiamo a gennaio subito i campionati italiani assoluti e lì di nuovo ci dovremo misurare con professionisti di forze armate e via dicendo, ma arrivati a questo terzo posto non si sa mai che possa arrivare un altro risultato prestigioso così.